Studenti di Avellino in corteo dalla chiesa di San Ciro fino a sotto la sede dell'ente provincia. L'Irpinia aderisce così alla giornata di mobilitazione nazionale ribattezzata Non Meloni Day. In piazza l'UDS, Giovani Comunisti e Legambiente. Sul piano locale le richieste riguardano la sicurezza degli edifici scolastici e trasporti più efficienti. Scendiamo in piazza perché non possiamo più vedere le nostre scuole cadere a pezzi. Pretendiamo che la provincia ascolti le nostre esigenze, che ci fornisca soluzioni concrete. Tra le richieste anche quella della istituzione di un punto di ascolto per il benessere psicologico. Le nostre quattro rivendicazioni principali sono scuole ecosostenibili. Infatti con Legambiente Avellino abbiamo creato delle soluzioni reali per rendere le nostre scuole più ecosostenibili, per l'edilizia, proprio perché appunto le nostre scuole crollano a pezzi tra allagamenti, infiltrazioni, muffa, gli studenti non ce la fanno più, hanno bisogno di risposte concrete ed effettive per le loro scuole. Infatti in provincia noi arriveremo già con delle proposte precise, vogliamo dei lavori di mappatura entro dicembre e poi riconvocare un secondo tavolo entro febbraio, in cui oltre alla questione dell'edilizia ci sarà anche la questione dei trasporti, in cui appunto faremo delle mappature e dei lavori di inchiesta. Le altre rivendicazioni sono la didattica verticale per quello che è il dorso, che aveva iniziato un lavoro di didattica cooperativa ma poi l'ha interrotto. Noi crediamo nella didattica cooperativa, vorremmo reintrodurre quel tipo di modo di fare scuola, e il benessere psicologico, proprio perché i dati sul il nostro malessere psicologico continuo sono in aumento e non possiamo più vivere le nostre scuole solo come dei luoghi in cui imparare, ma vogliamo crescere ed emanciparci all'interno dei nostri luoghi del sapere.